Grazie, mi serve il magic, il comando magico. Grazie. Sì, infatti, alzate la mano se vado lungo, non lo so, datemi un segnale. Allora, io voglio provare a scombinare un po' le cose. Oggi abbiamo sentito parlare di IFC, di BIM federato, eccetera. Ecco, tenete presente che prima o poi qualcuno deve prendere in mano il badile e realizzare quello che è stato progettato. Abbiate pietà di questi poveretti che prima o poi dice, vabbè, chi è questo che viene a parlare, a scombinare le cose? Io mi occupo di costruzioni da sempre, ma dal 2019 mi occupo esclusivamente di formazione ed affiancamento in cantiere, su una tecnica di gestione del cantiere che si chiama Lean Construction, cioè costruzioni snelle, che deriva dal sistema di produzione Toyota. Ho scritto un paio di manuali, ma più che altro sono delle esche questi manuali per vedere se qualcuno abbocca. Cioè, questo nuovo modo di considerare la programmazione in cantiere. Vi invito a cercarmi, insomma, su LinkedIn, ci sono un sacco di risorse gratuite che ho pubblicato su LinkedIn, su YouTube, eccetera, se volete dare un'occhiata. Questo è il gemello digitale in cantiere. Bene. Voi fate pure il level of detail che vi pare. Bene. La differenza tra quando lo comprate su Wish e quando vi arriva a casa è questa. Ok? Perché? Questo è quello che pensate che succede in cantiere, cioè come se ogni singola impresa avesse il controllo totale di quello che sta succedendo e quindi ha la possibilità, l'impresa sa come si fa. Io non metto in dubbio che se qualcuno deve montare il sistema antincendio, sa come si monta il sistema antincendio. Il problema è che l'impresa pensa di essere un artigiano che ha un tempo ragionevole per poter correggere gli errori, riprendere, controllare la qualità, eccetera. Ecco invece cosa succede in cantiere. Ci sono tante parti in movimento, ci sono tante cose che non sono sotto il tuo controllo. Ok? Nessuno in cantiere lavora da solo e quello che puoi fare non dipende solo da te, da quello che sai fare. Io non metto in dubbio. Se mi dici che sai montare il cartongesso, sai montare il cartongesso. Io non vengo a sindacare. In genere alla prima riunione che faccio in cantiere c'è sempre qualche caposquadra d'esperienza che insomma, mi guarda con la faccia scettica, pensa e qualcuno lo dice anche ad alta voce: questo qui manco sa montare le mensole dell'IKEA, no? È in casa sua e vuole insegnare il lavoro a me. No, io non insegno il tuo lavoro a te, però ti faccio notare questo: che quello che sai fare è diverso da quello che puoi fare, e quello che puoi fare non dipende solo da te. Dipende da tutto quello che ti sta succedendo intorno e su cui tu non hai il controllo. Che il lavoro precedente è terminato, che hai ricevuto delle istruzioni chiare su cosa fare. Io non metto in dubbio che la capacità di lavorare ce l'hai e quindi hai valutato correttamente di cosa hai bisogno, di quante persone, di quali attrezzature, di quali mezzi d'opera. Però ci sono tutte delle cose che non dipendono da te. Questa incertezza, l'incertezza non è controllabile, è come non possiamo dire domani non voglio che piova,
non è sotto il nostro controllo. Quello che però noi possiamo controllare in cantiere è la varianza. La varianza è l'impatto che un evento incerto ha sui nostri tempi. E poi con il fatto che nessuno lavora da solo, un ritardo di una squadra si ripercuote su tutte le altre squadre che vengono dopo. La somma di varianza e di effetto cascata provoca i ritardi e gli extra costi in cantiere. Finora mi sembra di aver detto una cosa quasi banale. Che cosa succede oggi? Andate a firmare il verbale di consegna lavori e vi consegnano un diagramma di Gantt. Ora, so, questo sono semplicemente una sequenza di attività, no? La lunghezza della barra è la durata. Questi rombi sono dei milestone, cioè dicono quando le cose importanti cominciano e finiscono, e le freccine sono le dipendenze tra le attività, cioè vi informano su cosa deve essere completato perché qualcos'altro possa cominciare. Okay? Cosa succede veramente? L'impresa guarda i milestone, questi sono segnali di mobilitazione. Il segnale di mobilitazione dice: oh, guarda, tu quel giorno lì devi avere la gente sul posto, la gente, i mezzi e quant'altro. E mai sono alla fine, dice: oh, guarda che è il momento di chiedere, è il momento di incassare. In mezzo, vedo delle facce, come dire, che annuiscono, va bene? Quindi. Ci siamo passati tutti, siamo tra colleghi. Qual è il problema dei programmi? I programmi sono previsioni, come le previsioni del tempo, altrimenti si chiamerebbero certezze del tempo. Le previsioni possono sbagliare. Non solo, più cerchi di prevedere qualcosa che è ancora lontano, e più rischi di sbagliare. Quando vi arriva un Gantt dove l'ultima attività è tra 4 anni, che attendibilità pensate che possa avere? Che il 15 giugno del 2026 comincerà il montaggio delle finestre. Non solo, più uno cerca di prevedere con precisione eventi che sono ancora lontani, e più rischia di compositare l'errore, di aggiungere errore ad errore. E poi purtroppo chi programma non esegue e viceversa. Allora, che cura vi propongo io? Non l'ho inventata io, l'ho inventata due ingegneri civili americani prendendo l'appunto dal metodo di produzione Toyota. Si chiamano Greg Howell, che purtroppo è mancato nel 2019, e Glenn Ballard. Dicono, per superare questi guai qui, fai conto di fare così. Programma con maggiore dettaglio mano a mano che il lavoro si avvicina, perché diminuiscono le cose su cui ancora non ne sai abbastanza. Fai programmare chi esegue il lavoro, perché lo conosce intimamente, sa quanto tempo ci vuole, sa quali sono le interferenze con altri lavori, sa quali sono gli impatti. Elimina in modo collaborativo i vincoli e gli ostacoli, cioè tutto ciò che impedisce al lavoro di finire. Cominciare il lavoro non fa SAL, finire il lavoro fa SAL. Fa e pretende soltanto promesse attendibili e impara dagli errori. Questo impara dagli errori non è altro che la traduzione del principio Toyota, del principio giapponese del Kaizen, cioè del miglioramento continuo. Quando fai qualcosa, devi essere in grado anche di misurare se è andata bene o no. Altrimenti, se chi tra di noi, pur non essendo esperto, magari si ingegna a cercare di riparare qualcosa e poi ti resta la vita in mano, no? Cioè, ok, sta cosa funziona, ma non sai bene cosa hai fatto, non sai perché funziona.
La programmazione è ciclica, non è lineare, è una sorta di affinamento successivo, e ha dei rituali, vengono proprio chiamati così, dei rituali che si ripetono periodicamente e che dà la possibilità di avere sempre il giusto livello di dettaglio, le cose che stai guardando. Se volete una metafora, la metafora che a me piace di più è un aeroplano che parte da 10.000 metri e arriva al suolo. Quando siete a 10.000 metri vedete tutto il paesaggio, ma non vedete i dettagli. A mano che vi avvicinate, vedete una porzione sempre più ridotta del paesaggio, ma cominciate a vedere i dettagli. Questo è quello che dice Glenn Ballard. Tu devi programmare in base a quello che sai, non in base a quello che speri. No, pensi o preghi che succeda. Il diagramma di Gantt è quello che dovresti fare, è quello che speri che succeda. Nel diagramma di Gantt non c'è scritto se c'hai la platea allagata e quindi lì non ci puoi andare. Ok? Va bene, abbiamo fatto la discussione filosofica. Quello che vorrei fissare adesso è che quando sta cosa riesce bene, avete le persone giuste, cioè quelli che sanno come si fa il lavoro, che parlano degli argomenti giusti, cioè di attività di cui avete sufficiente dettaglio per poter parlare, se no non è programmazione, è una conversazione al bar. Al momento giusto, cioè quando il lavoro si avvicina, è con il giusto livello di dettaglio. Questi sono i rituali, va bene? Il primo si chiama pull planning, si chiama pull perché parte dalla fine. L'attività di pull planning si fa una volta sola per, dico a spanne, circa 4 mesi di lavoro in cantiere. Immaginatevi abbastanza attività tra due milestone importanti. Quindi il pull plan, che è il livello più alto di programmazione, copre circa 3-4 mesi di cantiere e si fa una volta sola. A meno che non ci siano dei change order talmente impattanti ma a questo punto diventa un progetto diverso, cioè è cambiato veramente lo scopo del lavoro. Ha una missione fatta di due parti e solo di queste. Devi capire se ci stai nei tempi, con la capacità produttiva che ti sei dato, e devi capire chi viene prima e chi viene dopo. Quando dicevo è una programmazione collaborativa, vuol dire che tutti i contractor che sono in cantiere contribuiscono a questa programmazione. Cioè, questa non è una programmazione fatta dal direttore di lavoro e non è una programmazione fatta dal capocantiere. Non è una istruzione che vogliamo cacciarvi in gola a tutti i costi. È chi esegue il lavoro che fa la programmazione. Infatti, vedete che ci sono questi post-it di colori diversi. Ogni colore rappresenta un contractor diverso, una squadra di lavoro diversa. Perché si fa a ritroso, cioè partendo da quel milestone che sta sulla destra. Perché il rituale prevede che le domande siano. Allora, la prima domanda è: che cosa devo finire? Questa è una programmazione che si concentra sul finire i lavori. Che cosa devo finire per poter consegnare il lavoro? E quindi in questo caso questo è un tronco di strada, è un progetto di esempio. Devo chiudere, smobilitare e riaprire. Quindi la riapertura è l'ultima attività che devo fare prima di poter consegnare il lavoro. Sì, ma per poter riaprire, che cosa devo finire? Devo smobilitare il cantiere, la deviazione, eccetera. Ma per poter smobilitare, che cosa devo finire? E così via. E così via. Quindi devo aver terminato la segnaletica orizzontale, i tombini, i corbelli, l'illuminazione stradale, e così via. Chiunque può dire la sua è incoraggiato a farlo.
Vedete che ci sono alcuni post-it che sono in colonna. Quelli sono attività che hanno deciso i programmatori che possono andare insieme. Quando invece sono in riga è segno che qualcosa deve finire prima che io possa cominciare. E andiamo a ritroso. Andiamo a ritroso fino alla prima attività, fino ad averle esaurite tutte. Quindi la prima attività è la chiusura. Io devo chiudere il tratto di strada e fare la deviazione. Ma perché andiamo al contrario, andiamo a ritroso? Perché magari mettendo insieme tutti questi post-it e sommando le durate di questa attività, arrivata la prima attività, dite: ah, cacchio, dovevo cominciare 2 settimane fa. La capacità produttiva che avevate previsto per eseguire questo lavoro non è sufficiente a stare nei tempi. Però questa informazione cruciale ce l'avete prima di dare il primo colpo di badile. Non ce l'avete a metà, quando avete già fatto metà del lavoro e dici: cazzo, non ce la faccio, non arrivo lungo. Ce l'avete prima di fare la prima attività. Questo significa che potete intervenire su tutte le attività. Mentre se questo segnale di vado lungo ce l'avete a metà, chi ha avuto, i lavori già finiti non li potete toccare. Le uniche leve che rimangono sono i lavori che ancora dovete fare. Ecco perché si va a ritroso. Però, come dicevo, quella programmazione prevede soltanto di capire cosa viene prima e cosa viene dopo e se restano i tempi. Settimanalmente, e quindi questa è una programmazione che si ripete, io guardo avanti per vedere se c'è qualcosa che può impedire a un lavoro di cominciare. Ecco perché questa attività di programmazione si chiama look ahead, oppure anche attività di make ready o approntamento. Una delle regole fondamentali del last planner è non si mettono in lavorazione attività che non sono pronte. Cioè, non si parte se non siamo sicuri di finire. Cioè, poi vabbè, o arriva un fulmine, che ne so. Non si parte se non siamo sicuri di poter finire. E questa è una riunione che si fa settimanalmente per capire che cosa, quali attività sono bloccate e collaborativamente si trovano le soluzioni per sbloccarle. Nella stessa riunione si programma anche che cosa succede da lunedì. Immaginate che la riunione di approntamento che guarda avanti, io dico 6 settimane, sul primo progetto è grasso se riuscite a guardare avanti di 2 minuti. Mazza. Vabbè. Sul weekly work plan invece sono le cose che da lunedì cominciano. Quindi lì dentro ci va solo e soltanto quello che è pronto e se non è pronto non ci va. Tutte le mattine dovete rispondere a 3 semplici domande in un quarto d'ora, tutti all'impiedi, sempre alla stessa ora, non c'è bisogno di chiamare questa riunione. La riunione c'è e basta. E in genere hai inizio turno. Che cosa hai fatto ieri? Che cosa pensi di fare oggi? Che cosa potrebbe impedirtelo? Tu lo sai. Però lo dici anche a tutti gli altri. Non è questione di software, oggi rappresento una società di software, ma è questa stessa società che dice: guardate, non è questione di software, è questione di testa. È la programmazione che si fa con i post-it, prima che con il software. Questa stessa azienda dice: guarda, piuttosto comincia con i post-it e paga qualcuno che quando hai capito ti digita i post-it dentro al software, però comincia coi foglietti. Il signore sulla destra c'ha i DPI perché effettivamente è un caposquadra, cioè non è un project planner, no, è quello col badile. Si chiama last planner perché è la persona più bassa nella gerarchia aziendale che ha l'autorità di impegnarsi a nome dell'azienda. Cioè, se dice: io per fare questo lavoro devo mobilitare 4 persone per 3 giorni, non solo sa che effettivamente questo è quello che ci vuole, ma ha l'autorità di impegnarli. Se deve chiedere il permesso al suo capo, allora è il suo capo che deve venire a questa riunione.
E questo è il software. Ora io ho finito il tempo, però ho un desk nell'area di ristorazione e comunque insomma ci sono i miei riferimenti ovunque. Se volete iscrivervi per una demo, contattatemi e vi faccio vedere come questi principi sono stati tradotti in questa app. Che proprio nella brochure dice: questa app si ispira al sistema Last Planner. Ok? Tant'è vero che ripete le viste di cui vi ho parlato io, cioè la fase di progetto su cui si fa il pull plan, la fase di look ahead su cui si fa l'approntamento, la fase settimanale e la fase di verifica dei flussi, cioè di che cosa blocca l'attività. E da ultimo la fase di misura dei KPI, cioè la percentuale di piano completato e le ragioni di non completamento, che sono i due unici KPI del sistema Last Planner. Vi dicevo appunto, mettere in programma solo il lavoro pronto, e questa app vi segnala quando il lavoro non è pronto, quando il lavoro è bloccato. Vabbè, qui c'è un videino, facciamo conto che l'avete visto perché qui c'ho insomma, c'ho la guardia che mi dice, l'abbiamo visto. Vabbè, ok. E vi lascio con una sorta di ricetta di 13 passi, e che è quello che dico, volete essere lean in cantiere, volete essere snelli, cominciate a fare queste cose. Applicate il metodo 5S, cercatelo su Google, è un metodo di razionalizzazione dello spazio di lavoro intorno a te, che è fatto sì di pulire, ma è fatto soprattutto di trovare il modo perché rimanga pulito. Fate la huddle tutti i giorni, anche solo 15 minuti, imparate. Quindi praticate il miglioramento continuo. Mettetevi in testa che la qualità è meglio della velocità. Quello che dico in tante consulenze, dice, facciamo tanti errori ma molto rapidamente. No? E in genere poi comprano un programma per computer. Quindi se prima facevano 10 minchiate l'ora, adesso fanno 10.000 minchiate l'ora. Perché hanno automatizzato i loro errori. Lavora per un cliente. Se non è un cliente, non stai lavorando. Chi è il tuo cliente? A chi va in mano il tuo lavoro quando hai finito? Se non è un cliente, non stai lavorando. Verifica prima di accettare, perché quello che dico è: io so che cosa ti ho detto, ma non so che cosa lui ha capito. Comunica, non dare per scontato che abbiano capito. Vai a vedere. Questo è il principio Toyota del Genchi Genbutsu. I problemi si risolvono sul posto, non si risolvono seduti alla scrivania. Cerca le cause alla radice dei problemi, non dire mai intanto iniziamo, esattamente come in una staffetta non direste mai ai frazionisti, corri! Le staffette non si vincono correndo tutti quanti verso il traguardo. Infatti, il record dei 400 metri è 43 secondi, il record della staffetta 4% è 37 secondi. Non lavorare fuori sequenza perché quello che, ripeto, siccome non sei da solo in cantiere, quello che può essere un vantaggio per te può essere una tremenda rottura per qualcun altro. Fai una cosa per volta, principio della Kanban, non siamo bravi a fare multitasking, specialmente quelli che credono di essere bravi. C'è questo bellissimo studio dell'Università di Nottingham che obbliga le persone a fare una serie di compiti semplici e ripetitivi e poi gli crea delle distrazioni, tipo il suonino e la notifica del telefonino. Hanno dimostrato che si diventa più stupidi di 20 punti di QI quando dobbiamo occuparci di più cose contemporaneamente. E da ultimo limita il work in progress, cioè punta a finire le cose, non a cominciarle. Questi sono tutti i miei riferimenti. Vi invito insomma, a farvi vivi, ci sono un sacco di
risorse gratuite che ho pubblicato. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere andato lungo. E...